questo Giro d'Italia, ancora una volta secondo me con qualche rimpianto. Certo, noi ci abbiamo provato anche oggi. Devo ringraziare la squadra in primis per il fantastico lavoro che hanno fatto proprio dall'inizio della corsa. E niente, ovvio le gambe non erano brillantissime oggi dopo le salite di ieri. E ho provato a dare il massimo e il finale è stato un po' difficile, un po' complicato tenere la ruota di Andrea. L'ho ritrovato solo negli ultimi 300-400 metri, ho preso un po' la sua scia, poi sono uscito e ho cercato di rimontare il più possibile. E anche oggi un po' troppo indietro e vabbè dai, peccato, mi sarebbe, dopo una giornata del genere, mi sarebbe piaciuto portare alla squadra il miglior risultato possibile, ecco, diciamo. Però bisogna essere contenti anche di questo secondo posto, dai. Hai detto anche oggi un po' troppo indietro, esperienza, gambe, cos'è che ti è mancato? Hai detto che le gambe non giravano al massimo, solo quello oppure? No, penso anche un po', si mette di mezzo un po' tutto, un po' anche di esperienza, penso. E quindi dai, è andata così. Questa maglia ciclamino si avvicina sempre di più, oramai ora possiamo dire meno due, no? Considerato che poi insomma le ultime due tappe saranno più tranquille per te. Sì, diciamo che cioè non è che saranno proprio tutte tranquillissime, anche la penultima sull'Usari insomma bisogna spingere un po', ecco. E non ho mai provato la salita, sinceramente non lo so, mi hanno detto che è bella impegnativa, ho visto un po' di filmati e bisognerà spingere anche lì, e quindi dai, pensiamo intanto a domani, pensiamo a riposarci stasera e a cercare di finire al meglio questo giro, ecco. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.